Ecco, dottoressa Rizzo, ma cosa fa in pratica un conservatore? Allora, diciamo, nella teoria il conservatore studia le collezioni, la loro provenienza, la loro storia per valorizzarle, nella pratica fa tutto questo, ma molto di più, per cui per esempio ci troviamo anche a riparare dei guasti elettrici, a fare le pulizie tecniche e a gestire il rapporto con gli artisti, che è sempre molto complesso, soprattutto quando si tratta di, come dire, artisti contemporanei. Ecco, perché il MUDEC c'è un futuro, sicuramente qual è il futuro di questo museo? E il futuro del museo lo stiamo, come dire, riscrivendo in questi anni. Dall'anno scorso abbiamo un comitato scientifico nominato da Marina Pugliese che ci aiuta appunto a dare questa nuova direzione in un senso che guarda non solo all'antropologia ma anche all'arte contemporanea, con un palinsesto di mostre appunto rinnovato e più attento a quelli che sono i temi della contemporaneità. Ecco, se mi permette, dottoressa Rizzo, una domanda personale, ma cosa c'è dietro l'angolo? Cioè, nel tempo libero lei va al cinema, va a teatro, va al ristorante, sbircia la concorrenza, vede altre esposizioni? Allora, nel poco tempo libero, perché poi nel tempo libero di solito faccio altre Ah, mostre, ecco, quindi. però sì, diciamo il cinema e il teatro vanno per la maggiore.